Bentornati a Madeira, giorno numero 4. Siamo a Ribeira Bravo, una ridente cittadina marittima. Infatti guardate che bella spiaggia sassosa. Questo è un tour organizzato, di solito non lo faccio perché non amo stare in mezzo agli altri, seguire i tempi degli altri, ma va bene, si vedono un po' di cose. Andremo fino alla foresta di Fanal, dove non ci sono i fanali, ma ci sono dei strani alberi piegati, come ho già visto alle Canarie, non mi ricordo il nome. Ehi, ma c'è un piccolo mercato natalizio. Ma cosa dico mercato? Addobbi natalizi. Anche il trenino, però non va. I re magi, le pecorelle. Ed ecco il clou del Resepe. Ma sta via è spettacolare. Carina, carina. Adesso facciamo inversione e andiamo alla spiaggia. Notevoli anche queste piante. E qui la chiesa. Wow. Vediamo com'è la chiesa dentro. Tipicissimo. Il capannone rovina la visualizzazione. Come si fa a mettere un obbrobrio del genere davanti a una chiesa così carina? E che cosa sono questi tubi sulla spiaggia? Oh, ma che bella spiaggetta! C'è anche un folle che fa il bagno in lontananza. Decisamente meglio la chiesa vista da qua. Altra breve sosta per ammirare il panorama, che davvero merita questa gola che conduce all'oceano. E di qua ancora meglio. Un picco più bello dell'altro, con un filo di nebbiolina. Altra sosta panoramica, e questo è il mio pulminus. C'è un vento incredibile qua sopra. Ed eccoci qui alla foresta di Fanal. C'è una leggerissima nebbiolina, ma l'avevano detto che spesso c'è. Sono stati soli 25 minuti, un po' pochini per fare il mio giretto bello tosto. Ma wow, che albero! E questo? Molto carinos. Quest'isola è un po' come le Canarie, cioè hanno dei microclima che variano da una zona all'altra. E qui si cela, ma di brutto proprio. C'è la nebbiolina che scende qua. Peccato per Lordas. Di turistas. Che bello camminare in queste zone. Ma che freddo fa! Para para papà! Ma che freddo fa! Bellissimo quell'albero. E qui abbiamo i tipici disturbatori di foto. Colori brillanti che rovinano l'atmosfera. Non credevo che anche oggi avrei fatto la spacchinata. Wow, mastodontici, altro scorcio bellissimo. Questi sono 10 minuti per attivare la base. Oh, che vientos, stavo anche scivolandos. Che belli, che veloci, che bellino. Siamo in zona Ribeira. Ci mettono tutte queste I, queste R che si faticano a pronunciare. Spettacolare. Ed eccoci a Porto Moniz, una città più a nord, a ovest che c'è praticamente via Madeira. Guardate che mare power. Qui praticamente c'è questo piccolo porto. La località di Porto Moniz è che ci sono delle piscine naturali veramente bellissime. Perché si chiama piscina naturale se poi ti fanno pagare? Altro punto panoramico di Porto Moniz. Come ti chiami? Sta affettuoso. Eccoli la piscina carina. L'oceano Atlantico. Eccole, che belle! Chissà se fanno pagare anche qua, non credo. C'è gente che fa. Bello anche il castello, bellissimo. C'è anche gente che fa bagno. Bello camminare tra queste antiche rocce.
meglio si spreca. C'è anche un drone, quindi posso volare. A questo punto, dove piscina e mare si incontrano, la coda di drago, le punte, incredibile. Che bel castello Marcondirondirondello. Si è alzato un vento micidiale, visto che il vento è un'altra sosta per vedere Miradour da Noiva. È una cascata praticamente. Che cos'è questo? Tipo una gallina. Ed eccola in fondo la cascata. Carina, dai. Sotto lo strapiombo. Perché si chiama strapiombo se non c'è il piombo? Ed eccoci un'altra sosta per vedere un'altra cascata. Molto, molto bella. Carina, e con questa telecamera non riesco a riprendere tutto, credo. Ma vogliamo parlare dell'oceano, che bello che è. Qua, cascata. Ed eccoci a Capo Girao, il più grande punto panoramico del mondo, il più alto anzi. Ecco il panorama che si vede. In realtà si andrebbe lì, però poco cambia. Aha, altro che pagare 2 euro, qua si vede molto meglio. Di fatto c'era solo una passerellina trasparente, ma nulla di che. Poi c'era anche la coda da fare, quindi anche no. Carino, dai, guarda che bel panorama. E facciamo un'altra sosta in questo villaggio dei pescatori. A dire il vero sono un po' stanco di fare soste. Allora, il posto si chiama Camara do Lobos. Carino, dai, un villaggio di pescatori. Devo tenere d'occhio gli altri perché non ho capito che ora bisogna tornare. Che bella spiaggetta sassosa, sembra la Liguria. Sciocco d'azzardo. Che bei colori, questa è una barchettina. Ma le piante dietro anche, tutti quei fiori e sopra la grande vegetazione. Arrivo in vista cielo. Oh, che spiaggina. Una discesa notevole per andare sull'acqua. Che scogliera, wow. Oh no, non riesco a fermarmi, finirò in acqua. Oh, bella anche questa raccolta di barche. Questo sì che è un vero villaggio di pescatori. Tipici giocatori d'azzardo. Mi avranno sgamato con la camerina? Non credo. Non una tappa imperdibile, diciamo. Questi vasi colorati spaccano. Questa porta di Taniche che cosa vorrà mai dire? Comunque questa dovrebbe essere l'ultima tappa di questo tour di oggi. Carino, ma nulla di imperdibile. Ehi, questa qui. No, bellissimo questo. A Winston Churchill, e qua c'è Pestana Churchill Bay. Chissà come mai è così importante per questa zona. Devo cercare su Google. Beh, qui è ancora più bella la baia. O la playa. La foca gigante. Ecco, questo è un villaggio carino, dai. C'è il super scoglio, la baia imperiale. È ben incastonato nella natura. Ci sta, ci sta. Bella lì.